Oggi abbiamo organizzato, credo, un'importante iniziativa con il fondamentale contributo della Regione Emilia-Romagna, volta a raccontare un po' quelle che sono le novità edilizie messe in campo dalla Regione e dal Comune di Rimini. Ringrazio anticipatamente l'assessore Barbara Lori per il suo prezioso lavoro e per il suo essere punto di riferimento costante per tutti i comuni della Regione Emilia-Romagna e in primis mi sento di dire per il Comune di Rimini e un ringraziamento al dottor Sant'Angelo che sappiamo bene essere un perno della gestione urbanistica ed edilizia della nostra regione. E credo che sottolineare l'importanza del settore dell'edilizia sia persino ovvio, l'importanza dell'edilizia anche per il rilancio della nostra economia. Sappiamo bene quanto dobbiamo a tutti i livelli, dal livello locale come quello statale, immaginare il futuro del nostro paese nella fase post-pandemica e credo che sia fondamentale avere una strategia nazionale, regionale e anche comunale. A livello centrale ritengo molto positiva la politica delle incentivazioni fiscali, dal bonus 110, il sisma bonus, il bonus facciate. E credo anche che sia fondamentale che si vada verso una prosecuzione e un inserimento strutturale di questi sistemi nell'agenda del Paese. A livello regionale, la nostra regione è stata da sempre pioniera nel cercare di accompagnare le innovazioni e nell'affrontare i nodi cruciali della rigenerazione del patrimonio edilizio esistente. Le novità introdotte dalla legge edilizia e approvate a dicembre credo che vadano nella giusta direzione. Si occupano e preoccupano di come rilanciare il comparto edilizio con procedure più snelle e agevoli. Sappiamo bene come nel mondo che stiamo vivendo e anche in prospettiva, a volte più di un ristoro conti avere magari una strumentazione snella, veloce, che dia risposte attese da parte dei tecnici e dei committenti insomma, nel sistema appunto della rigenerazione edilizia. E la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Rimini hanno in questi anni portato avanti insieme una battaglia importante per affrontare questa situazione nell'ottica di creare le condizioni vere per innescare la messa in sicurezza sismica e la riqualificazione energetica degli edifici. Io credo che passi in avanti ne siano stati fatti, ma credo che anche su questo, nel pacchetto di riforme che il governo si appresta a varare, ci debba essere più coraggio, se possibile. Trovare forme che nella sostanza consentano di incentivare davvero gli interventi su un patrimonio edilizio ben giusto esistente, senza pregiudicare la necessaria e doverosa tutela del territorio e del paesaggio. In questo quadro si inserisce la variante normativa A2 del Comune di Rimini, che si innesta nei cambiamenti in corso nella città, dal centro storico ai lungomare, alle periferie, e che mette al centro incentivi importanti per la rigenerazione urbana. Ci sono novità importanti per tutti gli ambiti urbani, dalla zona turistica alla zona rurale, dal centro storico ai ghetti. Ci sono incentivi specifici che premiano le operazioni di riqualificazione energetica e sismica. C'è una politica che è volta alla flessibilità delle destinazioni d'uso per consentire un utilizzo più versatile del patrimonio edilizio esistente. E ci sono azioni mirate per rendere più attrattivo e appetibile il centro storico e per riqualificare le aree commerciali della zona della Mini. Non siamo certamente arrivati, ma abbiamo raggiunto un passo importante per rilanciare la nostra città anche su questo fronte. Nuove impegnative sfide aspettano la Rimini post-pandemia, con riflessioni importanti e necessarie su come agevolare la ripresa economica, ma anche su come supportare le nuove necessità delle persone che scaturiranno da questo difficilissimo periodo, anche da un punto di vista socio-economico. Queste sfide saranno necessariamente al centro della nuova pianificazione urbanistica che la prossima amministrazione dovrà accingersi a predisporre, tramite la nozione del nuovo strumento urbanistico, il PUG, Piano Urbanistico Generale, su cui sarà fondamentale un processo di confronto e partecipativo con tutta la città, condividendone obiettivi e azioni per accompagnare Rimini a crescere nei prossimi 10 anni. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. E grazie ancora all'assessore e al dottor Sant'Angelo. A questo punto la parola passa
Assessore regionale Barbara Lori, che ci ha introdotto un po' le novità amministrative importantissime introdotte dalla Regione Emilia Romagna e prenderemo nel merito delle stesse con l'aiuto del dottor Sant'Angelo. Grazie, grazie assessori, grazie anche per questa bella introduzione io e anche naturalmente il dottor Sant'Angelo. Siamo contenti di essere qui perché è una bella occasione per fare il punto della situazione rispetto alle norme assunte più di recente. Mi riferisco alla legge 24 approvata a fine del dicembre scorso, ma anche a quello che è il contesto un po' più generale sullo stato di attuazione della legge urbanistica approvata alla fine del 2017. Sarò velocissima, ma tutti questi temi in qualche modo sono strettamente correlati. Noi stiamo lavorando affinché la legge urbanistica possa essere attuata nel più breve tempo possibile e anche nel modo più diffuso possibile. Per questo naturalmente non posso che compiacermi per questo impegno del Comune di Rimini, che ha avviato un percorso importante e che è prezioso anche per la significatività di un territorio che ha caratteristiche particolari, come lo è quello della costa, che ha bisogni che, come vedremo, sono anche abbastanza specifici. Abbiamo appena concluso e assegnato ulteriori risorse ai comuni. Sono 60 i comuni coinvolti in questo secondo bando proprio per agevolare l'avvio delle nuove pianificazioni. I territori stanno procedendo con l'elaborazione dei piani territoriali di area vasta, quindi gli ambiti delle ex delle province stanno dialogando, no? Anche con i comuni affinché la legge urbanistica possa essere attuata quanto prima. È ormai prossima la scadenza del regime transitorio e quindi sappiamo bene quanto le amministrazioni siano impegnate nel governare questa fase che ci porterà al 31/12/2021 con un passaggio molto significativo che però ci consegnerà davvero una prospettiva importante per quello che sarà anche in chiave strategica il paradigma del futuro rispetto al governo del territorio, alle scelte in una cornice che se da un lato mira a contenere il consumo del suolo, dall'altro punta con molta forza ai temi della rigenerazione e riqualificazione urbana, che sono temi naturalmente molto importanti anche per come dire, un approccio più green, sostenibile e attento all'ambiente che le politiche regionali, nazionali e naturalmente anche europee oggi ci chiedono con forza. Quindi abbiamo una strumentazione che come dire, è assolutamente allineata, forse anche anticipato per alcuni aspetti, questo tipo di orientamento. Sul nostro territorio stanno procedendo i 48 progetti di rigenerazione urbana finanziati con il bando proposto nel 2018 per un ammontare di poco meno di 50 milioni di euro e stiamo lavorando a nuovi bandi che troveranno spazio in termini di risorse anche nella prossima programmazione europea relativa al periodo 2021-2027. Quindi un'attenzione sempre molto grande a due filoni, la rigenerazione urbana in ambito pubblico, pensiamo ai contenitori attivatori di nuovi servizi, ma anche ad abbellire i luoghi dell'accoglienza e pensiamo in particolare a partire da un censimento che ci stiamo accingendo a mettere in campo a tutta la parte che riguarda la riqualificazione delle aree produttive dismesse che qualche volta necessitano anche di interventi di bonifica. Ecco, in questo quadro complesso e articolato dove l'impegno rispetto al governo virtuoso del territorio riguarda tutti i livelli istituzionali, abbiamo ritenuto di promuovere questa norma, la legge 14 appunto, che è una norma edilizia che interviene su leggi regionali anche in recepimento di una serie di semplificazioni proposte col decreto legge 76 del 2020, ma che fa qualche passo in avanti nel segno della semplificazione, tutto finalizzato a creare le migliori condizioni possibili affinché ci sia quella condizione per
utilizzare al massimo i benefici derivanti dal super bonus 110%. Naturalmente siamo impegnati per supportare privati e anche naturalmente in un dialogo con i portatori di interesse e con le amministrazioni locali affinché questo possa avvenire nel miglior modo possibile. Siamo anche impegnati sul fronte politico a far sì che questo super bonus possa vedere concretizzato un periodo di proroga sufficientemente lungo per poter massimizzare i benefici in termini, come ben sappiamo, di riqualificazione energetica e sismica, che sono azioni che interessano potenzialmente una parte molto consistente del patrimonio edilizio presente nella nostra regione. E il nostro impegno sul piano politico riguarda anche naturalmente l'auspicio e l'invito ai nostri interlocutori governativi affinché la proroga possa essere accompagnata da ulteriori elementi di semplificazione che possano, tra l'altro, auspichiamo, riguardare processi e sostenere processi di rigenerazione a partire dai settori strategici per il territorio. Fra questi naturalmente non possiamo non citare quello del turismo, che ha, riteniamo, la possibilità di vedere un rilancio anche grazie a interventi di rigenerazione. Cosa abbiamo fatto? Non entro nel merito delle varie azioni, dei vari, diciamo, pilastri che stanno alle fondamenta di questa legge 14, segnalo però che ci siamo davvero messi al lavoro da subito, fin dall'autunno, e la prima delibera che abbiamo assunto non riguarda la legge 14, ma riguarda una modifica del piano per la qualità, il piano regionale integrato per la qualità dell'area che limitava la possibilità di intervenire in alcuni spazi. Attraverso questa modifica, che è stata assunta con una delibera di giunta regionale, la 1523 del 2020, è stato chiarito che appunto le specifiche del PAIR rispetto all'installazione e all'utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva nei locali accessori e degli edifici non assume rilevanza ai fini dell'individuazione degli interventi di isolamento termico dell'involucro dell'edificio che beneficiano dell'ecobonus 110%, i quali sono subordinati unicamente al possesso dei requisiti tecnici stabiliti dall'apposito decreto ministeriale. È una questione tecnica, ma è stato, e credo che questo sia significativo, come dire, la prima sollecitazione che abbiamo colto in tempi rapidissimi, quando già stavamo ragionando al progetto di legge, e che va concretamente, i tecnici che ci stanno ascoltando credo lo comprenderanno bene, nella direzione di semplificare, agevolare il percorso e soprattutto rendere fruibile il super bonus del 110% alla maggior quantità possibile di patrimonio esistente, in piena coerenza con quelli che sono gli obiettivi attuativi anche sul fronte appunto della norma urbanistica, perché per rigenerare e riqualificare c'è bisogno di un'azione davvero molto puntuale, molto diffusa e che possa interessare il più possibile il nostro patrimonio. Io mi fermerei qui, ringrazio davvero ancora molto e continuiamo naturalmente a rimanere in ascolto e in dialogo con gli enti locali e fra questi con il Comune di Rimini, che ha sempre contribuito, grazie all'assessora Frisoni, che di questo si occupa tra le sue deleghe, su un percorso che davvero credo voglia essere e renda, come dire, risposte concrete a tutto il territorio rispetto a un'operatività che ci deve essere, che deve essere in questo tempo anche agevolata ed accelerata per quanto possibile. Grazie, grazie mille per questo excursus e per questa introduzione su temi che toccano veramente tutti i comuni della regione. E a questo punto credo che potremmo entrare un po' nel merito delle tante novità introdotte grazie all'ottima spiegazione e illustrazione del dottor Sant'Angelo, a cui cedo volentieri la parola per la sua relazione. Questa è la prima occasione per una completa
descrizione, per quanto veloce, dei contenuti di questa legge. Eviterò di riferirmi alle tematiche generali già puntualmente rappresentate, alle finalità della legge 14, ed entrerò subito nel merito di quelle che sono le misure che sono state con essa perseguite. Si tratta di una legge che è intervenuta su tante tematiche, che riguarda quindi una svariata pluralità di misure. Quindi vi dicevo, superando quelle che sono non riprendendo quelli che sono le obiettivi e le finalità della legge, è certo che si tratta di una disciplina che tocca una pluralità di aspetti per cercare di fare una revisione organica della disciplina edilizia per favorire quelli che sono gli interventi del 110% che beneficiano del superbonus del 110%, ma anche per accompagnare l'avvio della rigenerazione urbana voluto dalla nostra legge urbanistica. Infatti abbiamo quattro tematiche principali. Innanzitutto l'ampliamento di quelli che sono gli interventi ammissibili, cioè gli interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria e alla ristrutturazione edilizia, ma anche altri interventi che vengono comunque facilitati, vedremo via via i vari passaggi, l'eliminazione di due importanti limiti all'attività edilizia che riguardavano le distanze, o comunque la loro ridimensionamento, e quelli che sono i requisiti igienico-sanitari richiesti per l'avvio dei lavori, quindi lo stato legittimo, la nuova definizione dello stato legittimo, quella che è il nuovo peso che viene dato dalla nostra legislazione al pagamento delle sanzioni pecuniarie, gli abusi minori, la modalità per chiudere definitivamente le piccolissime difformità aventi minima rilevanza, uno strumento negoziale importante, un accordo per la demolizione degli abusi, ma contemporaneamente anche per la realizzazione dei nuovi interventi, e le sanatorie per opere, con opere per acquisire l'agibilità delle opere sanate. Abbiamo poi un grosso e importante pacchetto di norme procedurali che attengono all'obiettivo, che perseguono l'obiettivo di creare certezza e celerità dello svolgimento dei procedimenti della SCIA e del permesso di costruire, cioè l'attestazione della ricevuta del titolo edilizio, della presentazione del titolo, l'individuazione puntuale di termini perentori per gli interi procedimenti, ma anche per l'acquisizione del parere della CQAP, della Commissione Qualità, l'inserimento della conferenza dei servizi semplificata anche quando si debba acquisire un unico atto di assenso, e poi la diffusione del principio dell'attestazione del formarsi del silenzio assenso o comunque della conclusione del procedimento, del periodo di controllo, con l'inefficacia dei provvedimenti tardivi assunti dalla pubblica amministrazione. E infine quindi una digitalizzazione delle pratiche edilizie, che è uno degli altri obiettivi che la Regione sta perseguendo per accelerare in modo significativo e standardizzare la presentazione delle pratiche. Ed infine degli interventi che cercano di semplificare anche la fase attuativa degli interventi, cioè la proroga dei titoli laddove non si riescano a iniziare entro un anno o concludere entro 3 anni, e la possibilità di attivare varianti in corso d'opera nella maniera più ampia possibile, quindi cercando di non interrompere il cantiere nel corso delle trasformazioni, delle lavorazioni. Andiamo ad esaminare le singole tematiche che vi ho anche troppo velocemente ricordate, perché effettivamente la legge presenta numerosissimi spunti innovativi. Stiamo parlando innanzitutto degli aspetti più importanti della definizione degli interventi. Nella manutenzione straordinaria, che era una richiesta da molti anni perseguita anche nella nostra regione, finalmente rientrano, ripeto, nella manutenzione straordinaria anche il mutamento d'uso senza aumento di carico e la modifica dei prospetti. Modifica dei prospetti purché limitata, riferita al mantenere o acquisire l'agibilità
o l'accesso autonomo agli edifici o alle singole unità immobiliari. Quindi abbiamo un ampliamento delle possibilità di utilizzo della manutenzione straordinaria, così come abbiamo un decisivo ampliamento delle possibilità di utilizzo della ristrutturazione edilizia ricostruttiva, superando definitivamente quello che era un blocco grande agli interventi di rigenerazione, che era l'obbligo della fedele ricostruzione, cioè la ricostruzione dell'edificio dov'era e com'era, con le medesime caratteristiche. Finalmente questa nuova definizione di ristrutturazione, che consente la demolizione e ricostruzione, ammette anche che l'edificio che si va a ricostruire abbia un diverso sedime, una diversa sagoma, prospetti, ma anche l'intera caratteristica dell'edificio, cioè le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche possono essere modificate dagli interessati. Gli interessati possono anche, come già prevedeva la nostra legge, introdurre significativi incrementi di volume per rendere l'edificio conforme alla normativa antisismica, ad assicurarne l'accessibilità, per avere l'installazione di impianti tecnologici e l'efficientamento energetico. Ma anche, e qui il richiamo, il riferimento alla rigenerazione è di immediata evidenza, il testo nazionale, anche lo stesso decreto 76, cosiddetto decreto semplificazione, decreto legge semplificazione, si è posto il problema di incentivare la rigenerazione, quindi tutte quelle che sono le premialità volumetriche che i piani urbanistici possono prevedere, consentendo esplicitamente aumenti di volume quando siano orientati per la rigenerazione urbana. Pensate al PUG, così come quegli aumenti di volume che sono attualmente previsti grazie all'articolo 7 ter della legge 20 del 2000, che anch'essi sono divenuti, grazie a questa modifica della definizione della ristrutturazione edilizia, compatibili con questo intervento. A livello statale è stato invece definito che l'obbligo della fedele ricostruzione permane per gli edifici vincolati dal codice dei beni culturali e anche per un caso del tutto marginale nei comuni per i quali il piano nei centri storici o negli insediamenti rurali di valore storico testimoniale non prevedano una disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili o non abbiano previsto l'individuazione degli edifici di particolare interesse architettonico e culturale da tutelare. Quindi fuori da questa ipotesi non si applica l'obbligo della fedele ricostruzione che però è stata mantenuta per tutte le tematiche, per tutti gli edifici vincolati paesaggisticamente, per esempio, il che sta creando diversi problemi, e quindi speriamo che in sede nazionale anche questo vincolo venga rimosso al più presto. Vi sono state evidentemente delle altre modifiche sui restanti interventi che consentono comunque di intervenire riferiti al recupero del patrimonio edilizio esistente, per cui è stato chiarito sempre a livello nazionale che la manutenzione straordinaria che modifichi i prospetti costituisce una manutenzione, come si suol dire, pesante, cioè è soggetta a SCIA. Abbiamo con la legge 14 invece semplificato il regime del restauro e del risanamento conservativo, escludendo che sia soggetta a SCIA nei casi in cui cambi d'uso. Quindi il restauro con cambio d'uso adesso è soggetto semplicemente a CILA. Vi ricordo poi che in sede nazionale è stata modificata quella che è la definizione della ristrutturazione conservativa, ristrutturazione edilizia cosiddetta conservativa, cioè pesante, che riguarda solo le modifiche di volume e non più anche i prospetti, che riguarda i cambi delle destinazioni d'uso, che riguarda la modifica di sagoma, volume e prospetti per gli edifici vincolati. Per questi interventi, per il quale a livello statale viene richiesto il permesso di costruire, la nostra legge regionale continua a richiedere soltanto la presentazione di una SCIA, con la cautela tuttavia che in caso di interventi abusivi continua a trovare applicazione la sanzione penale prevista per questi interventi dall'articolo 44 del testo unico dell'edilizia.
Sui requisiti degli edifici per poter essere oggetto di intervento vi sono, come vi ho accennato all'inizio, state due importanti innovazioni introdotte dal decreto legge 76, che ha limitato l'impatto sulla possibilità di recuperare il patrimonio edilizio che avevano le normative tecniche sopravvenute, per cui c'era la tendenza, normative tecniche che venivano applicate anche agli edifici realizzati precedentemente. È stata da una parte introdotta una sorta di norma di interpretazione autentica di quello che è il decreto ministeriale del 75 che ha introdotto i requisiti igienico-sanitari degli edifici residenziali. Con questa norma interpretativa è stato chiarito che quello che sono gli aspetti dimensionali riguardo all'altezza e ai requisiti dei locali e simili, quindi tutti gli aspetti numerici che sono presenti, le dimensioni minime che sono prescritte dal decreto 75, non si applicano per gli edifici realizzati all'interno del territorio urbanizzato, quindi c'è una limitazione solo alla città esistente, non alle zone rurali, però ciò tuttavia si dice non si applicano agli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto, quindi per tutte quelle che sono le espansioni che si sono avute fino al 75, fino al 1900, a luglio del 75. Conseguentemente, se questi parametri dimensionali del decreto non si applicano, gli edifici che siano stati realizzati precedentemente in modo legittimo non sono tenuti all'osservanza di questi parametri, così come non sono tenuti all'osservanza di quei requisiti aggiuntivi dimensionali integrativi eventualmente posti dal comune laddove siano incompatibili con le caratteristiche dell'edificio. Quindi se l'edificio ha determinate dimensioni, per esempio l'altezza dei solai non raggiunge 2,70, non si può per questa ragione né impedire che siano realizzati i futuri interventi di recupero né soprattutto che l'edificio non possa ottenere l'agibilità nonostante questi parametri insufficienti, quindi una norma di estrema importanza. L'altra grossa tematica su cui si è intervenuta è quella sulle distanze fra gli edifici e dai confini nel caso di demolizione e ricostruzione. La giurisprudenza, ma anche la normativa nazionale precedente, prescriveva il cosiddetto vincolo della fedele ricostruzione, cioè si poteva sì demolire e ricostruire gli edifici che si trovassero a meno di 10 metri, ma ricostruendolo esattamente con le medesime caratteristiche. La norma nazionale adesso da una parte considera ammissibili tutte le modifiche alle caratteristiche dell'edificio che abbiamo visto prima, cioè modifica della sedime, sagoma, prospetti, caratteristiche plani volumetriche, eccetera, ma richiede che ciò avvenga nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti e a meno che non sia possibile una modifica dell'area di sedime per il rispetto delle distanze. Cioè da una parte si riconosce, si conferma la libertà del soggetto di modificare le caratteristiche dell'edificio che si va a ricostruire, ma dall'altra si chiede che laddove sia possibile possa essere adeguata o quantomeno migliorata la distanza e il rispetto delle distanze minime. Cioè i principi che la nuova norma pone sono di tre ordini, dice nella ricostruzione comunque non si può peggiorare la situazione preesistente, quindi non vanno ridotte le distanze preesistenti se erano inferiori a 10 metri, quindi qualunque sia la scelta non si può andare a peggiorare, se c'erano 8 metri non si può andare ad avvicinarsi ulteriormente all'edificio frontestante. Senza ridurre queste distanze, tuttavia, ripeto, si possono modificare sia l'altezza che la sagoma, quindi si può ampliare anche la sagoma di quella facciata che creava, diciamo così, dei problemi, e quindi si può aumentare sia in senso orizzontale che verticale la superficie di questa facciata frontestante. Bisogna tuttavia modificare il sedime dell'edificio se può essere arretrato o addirittura ricollocato nel lotto
per rispettare interamente le disposizioni sulle distanze. Quindi un punto di equilibrio che la legge cerca di contemperare, da una parte la libertà di modificare e, ove possibile, il rispetto delle distanze tra gli edifici. L'altra grossa tematica su cui si è intervenuto, e che è sempre uno dei punti delicati nella rigenerazione, è quello dello Stato legittimo e di tutte le tematiche collaterali, cioè la sanatoria, gli abusi minori, le regolarizzazioni, le tolleranze. Rispetto a questa a queste tematiche, l'aspetto più importante della legge 14 è la completa ridefinizione della disciplina della regolarità dello stato di fatto degli edifici, cioè dello stato legittimo. C'è innanzitutto una vera e propria nuova definizione di stato legittimo, con il quale è stato chiarito che lo stato legittimo deriva non solo dai titoli edilizi che hanno consentito la costruzione, ma anche le trasformazioni successive dell'edificio, ma anche dai titoli in sanatoria, tra cui i condoni edilizi e le sanatorie regionali, di cui parleremo tra un attimo, le tolleranze costruttive, quindi anch'esse fanno parte, ma anche le regolarizzazioni degli abusi che derivano dal pagamento delle sanzioni pecuniarie, altra importante innovazione della legge 14. Si tratta quindi di una modalità estremamente ampia e netta di quelli che sono le fonti di legittimazione del patrimonio edilizio esistente. È stato poi introdotto una norma importante per il superbonus del 110%, riferita agli edifici ante 67, perché erano quelli rispetto ai quali è più complesso il reperimento dei precedenti storici, chiarendosi che per essi sia le dichiarazioni dei professionisti che gli accertamenti dei comuni devono essere limitate esclusivamente alle parti dell'edificio interessate dall'intervento, rimanendo impregiudicata ogni altra valutazione circa la legittimità delle restanti parti del medesimo edificio, così come gli eventuali procedimenti di sanatoria, di condono pendenti che riguardino altre parti dell'edificio. Quindi concentrare sia le dichiarazioni che le verifiche comunali solo per le parti che riguardano i cappotti, gli impianti, gli interventi strutturali, gli eventuali interventi strutturali, eccetera, che poi beneficiano del superbonus 110%. Si tratta semplicemente di un principio di semplificazione, non si deroga a nulla, in quanto rimane pregiudicata ogni valutazione degli abusi nelle altre rimanenti parti, e quindi si ritiene che questa norma possa essere dai comuni estesa anche agli immobili post 67, quindi a tutti gli altri immobili. Poi sono state introdotte importanti semplificazioni per la dimostrazione dello stato legittimo, in particolare nel caso in cui si intervenga per demolizione e ricostruzione. È stato chiarito la verifica deve riguardare soltanto quei parametri da utilizzare per il calcolo della nuova costruzione ammissibile. Su richiesta del governo è stato chiarito che questa modalità semplificata chiaramente non può essere utilizzata per gli edifici di particolare rilevanza, che sono quelli tutelati ai sensi del decreto 42, e naturalmente, come ovvio, laddove questo edificio sia stato oggetto di assenza o totale difformità o variazione essenziale, e quindi non se ne possa in nessuna maniera dichiarare lo stato legittimo. Per quanto riguarda altra importante semplificazione, per quanto riguarda gli interventi che hanno interessato l'intero edificio, quindi quando si è avuto nel corso della vita di quell'edificio una intera ristrutturazione, un'intera manutenzione straordinaria, con esclusione della manutenzione ordinaria, che evidentemente non ha questa rilevanza, la legge prevede che lo stato legittimo si possa attenere al titolo edilizio che ha consentito questo intervento generale sull'edificio, sull'unità immobiliare, e agli eventuali titoli successivi,
escludendo che si debba andare a ricostruire anche le trasformazioni avvenute precedentemente, evidentemente su caratteristiche dell'edificio che non esistono più. Quindi una grossa semplificazione: se l'edificio negli anni ha avuto numerose trasformazioni, si perde la necessità di andare a ricostruire le epoche storiche ormai superate. Sono poi state risolte degli aspetti, diciamo così, pratici che si trascinavano da molto tempo e che riguardano gli edifici realizzati in epoca in cui non era obbligatorio il titolo edilizio, che è tipico per esempio nei centri abitati per gli edifici ante 42 o per gli edifici in zona agricola precedenti al 1967, alla legge Ponte. In questo caso si è chiarito che lo stato legittimo si può dimostrare attraverso le informazioni catastali di primo impianto, oppure altri documenti probanti, riprese fotografiche, estratti cartografici, documentazione o atti pubblici ma anche privati, quindi classici rogiti notarili, di cui sia dimostrata la provenienza. La stessa disciplina, viene detto, dalla legge nazionale e regionale, si applica anche ai titoli edilizi di cui non sia più disponibile la copia, evidentemente smarrita sia dagli uffici comunali che dal privato, per i quali però sussista un principio di prova scritta, dice la legge, cioè vi sia la presenza in atti pubblici, in rogiti, nei registri comunali e simili, della citazione di questo titolo edilizio e del fatto che sia stata rilasciata. Ripeto, quando si hanno queste tracce di un titolo che poi non si riesce più a reperire, la legittimità dell'intervento può essere dimostrato con gli strumenti che abbiamo appena visto, cioè le informazioni catastali, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista è importante, dopo aver parlato di queste forme per l'acchiarimento di qual è lo stato legittimo, parlare di un'importante innovazione che la legge 14 ha introdotto, che riguarda gli effetti del pagamento della sanzione pecuniaria, prevedendosi che l'integrale pagamento della sanzione pecuniaria, quando questa, la sanzione pecuniaria, si è prevista come alternativa alla rimozione, alla demolizione degli abusi, quindi per molte ipotesi del sistema, diciamo, sanzionatorio in materia edilizia, il pagamento, ripeto, comporta i medesimi effetti amministrativi che derivano dai titoli in sanatoria. Significa che dopo il pagamento della sanzione pecuniaria si potrà dichiarare lo stato legittimo delle parti interessate dall'abuso, ma si potrà anche acquisire la possibilità di realizzare gli interventi di demolizione, ricostruzione, di nuova costruzione, di trasformazione significativa che il piano preveda in via ordinaria, e quindi si crea certezza e stabilità ma anche del valore economico di questi beni, che fino ad ora avevano una giurisprudenza che sostanzialmente ne consentiva limitati utilizzi e valorizzazioni, nonostante che per esempio il Ministero già con la circolare del 2003, che vedete citata qui, avesse chiarito che era una situazione da equiparare assolutamente a quella delle sanatorie. Abusi minori di minima rilevanza. Abbiamo cercato con la legge 14 di risolvere l'annosa vicenda delle situazioni di minima rilevanza, per le quali spesso i comuni prevedono addirittura la prescrizione dell'abuso, con numerosi dubbi della ammissibilità, della sostenibilità di tale soluzione. La scelta definitiva che chiude questa partita è quella di prevedere per questi interventi una sanzione pecuniaria minima, ridotta fino a un terzo, con un minimo di 333 euro, diceva il 144. Lo Stato, in sede di verifica di legittimità, ha chiesto che si arrivi a 516, cioè al limite minimo edittale previsto dalla norma statale. Si tratta degli abusi soggetti per interventi soggetti a CILA e a SCIA quando siano trascorsi 10 anni e questi non abbiano comportato né aumento della superficie utile, né trasformazione di superficie accessoria in superficie utile, né modifica della sagoma e dei prospetti, quindi l'aspetto esteriore dell'edificio, né cambio della destinazione d'uso.
e soprattutto laddove questi abusi non abbiano toccato le normative tecniche di settore, quindi l'edificio sostanzialmente è conforme a tutte quelle normative a cui è subordinato il rilascio della agibilità. Quindi si tratta di ipotesi molto piccole, molto limitate, di opere interne, forse fattispecie molto vicine a quelle che sono le tolleranze esecutive, che nel dubbio possono comunque essere sanate attraverso il pagamento di una somma minima. Altra questione estremamente innovativa che la legge 14 ha voluto affrontare è quella di prevedere uno strumento negoziale, l'accordo, per l'esecuzione spontanea da parte del privato delle demolizioni e ricostruzione di opere abusive, ma anche la contemporanea realizzazione di interventi ammessi dal piano. Quindi stiamo parlando di opere per la quale non è possibile la sanatoria, per il quale c'è un vantaggio per entrambe le parti nel ragionamento, cioè sia per la pubblica amministrazione che ha assicurata la rimozione dell'abuso entro tempi certi, e la certezza viene data anche dal fatto che il soggetto deve fornire delle garanzie fideiussorie in caso di inottemperanza all'accordo che viene stipulato, e il privato ha un vantaggio anch'esso perché può programmare finalmente l'uscita da questa situazione abusiva, ma anche la contemporanea realizzazione delle opere legittime che il piano consenta di attuare. Quindi in quel periodo di tempo regolamentato dall'accordo dovrà provvedere sia alla demolizione sia alla nuova costruzione. Si può immaginare, per capirci, un imprenditore che utilizza anche per la propria attività aziendale un capannone abusivo e che abbia un'esigenza, la volontà di espandersi, di svilupparsi. L'accordo gli consente di presentare un piano, un programma unico in cui entro la conclusione del quale potrà sia demolire le parti abusive sia realizzare il nuovo capannone, l'espansione di cui abbia bisogno, e quindi sostanzialmente la possibilità di programmare con certezza lo sviluppo, l'uscita da questa situazione di illegalità e lo sviluppo della propria azienda, quindi è particolarmente importante. È previsto specificamente per i casi in cui gli immobili abusivi siano utilizzati come abitazione o come esercizio dell'attività di impresa, come abbiamo visto, ma anche in tutti i casi in cui si tratti di demolizioni rilevanti o particolarmente complesse o difficoltose, o quando vi siano violazioni anche di altre di normative tecniche, e quindi l'abuso sia anche riferibile a normative settoriali e coinvolga altre amministrazioni preposte alla tutela di queste normative di settore, come l'antisismica, e poi anche in caso di violazione di tutti quelli che sono i requisiti di agibilità. Nel confronto col governo sulla legittimità della legge ci sono state chieste alcune puntualizzazioni che però non hanno cambiato minimamente la sostanza della norma, cioè è stato chiesto di non poter presentare questo accordo quando il procedimento sanzionatorio ha raggiunto la sua conclusione, quindi dopo l'ordine di ripristino. Quindi ripeto, la proposta di accordo può essere presentata o spontaneamente quando non c'è alcun procedimento sanzionatorio, o comunque all'avvio di questo procedimento e non quando questo abbia avuto conclusione. Naturalmente la norma dovrà precisare che gli effetti penali degli abusi rimangono impregiudicati, così come evidentemente la presentazione di questa proposta non può essere l'occasione per impedire l'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori laddove il comune non intenda accoglierla. Precisato che la durata dell'accordo sarà definita esclusivamente dal comune in ragione della rilevanza e delle complessità delle opere da realizzare, una cautela per cui gli edifici vincolati ai sensi del 42 comunque non possono essere soggetti a questo tipo di intervento, e il fatto che laddove vi siano altre amministrazioni coinvolte, quindi altri vincoli che gravano sull'edificio, il parere dell'amministrazione preposta alla tutela di questi vincoli è obbligatorio ma anche vincolante. Per quanto riguarda la sanatoria con opere, è stato introdotto un'importante innovazione,
per il privato la possibilità di chiedere una sanatoria accompagnandola con la richiesta, la realizzazione di lavori. Attenzione, non si tratta dei lavori per ridurre sostanzialmente l'abuso e renderlo compatibile con quei parametri massimi che ne consentono la sanabilità, quindi i dimensionamenti massimi, l'altezza massima, eccetera, ma di quei lavori che sono utili, che sono necessari per acquisire non solo la sanatoria, ma anche l'agibilità delle opere abusive. Quindi è una previsione che serve per migliorare la qualità del patrimonio edilizio, facendo sì che, ripeto, la sanatoria raggiunga anche l'obiettivo della agibilità dell'immobile. Quindi si potrà trattare di opere strutturali, quindi per la sicurezza antisismica, ma anche opere che garantiscano la rispondenza alle normative in materia di igiene, di efficienza energetica, superamento delle barriere architettoniche e sicurezza. Quindi abbiamo introdotto, oltre alla vecchia previsione, perché ormai è dal 2014, che consente con un'unica modulistica, nell'unica modulistica edilizia, di presentare la sanatoria e anche i successivi lavori per la trasformazione dell'immobile sanato, adesso abbiamo un'ipotesi diversa, che è quella di lavori a cui è subordinata la sanatoria, quindi un'ulteriore ipotesi di integrazione in un unico pacchetto, in un'unica pratica edilizia, della pratica di sanatoria e delle trasformazioni edilizie, in questo caso necessarie per l'agibilità di questi manufatti. Come vi dicevo all'inizio, una grossa e importante attenzione della legge 14 attiene agli aspetti invece procedurali. Aspetti procedurali per garantire certezza e celerità delle procedure in campo, soprattutto per quanto riguarda i titoli edilizi, cioè la SCIA ed il permesso di costruire. Quindi è stato sottolineato enfaticamente, mi viene da dire, in tutte le procedure dei titoli edilizi, l'obbligo del rilascio della ricevuta all'atto della presentazione del titolo edilizio, ricevuta che scandisce con nettezza i tempi entro i quali la pubblica amministrazione deve emanare il provvedimento finale in caso di permesso di costruire o assumere eventuali provvedimenti di controllo e interdittivi sulla SCIA. Abbiamo reso tutti i termini perentori del procedimento della SCIA, quelli del permesso di costruire lo erano già, così come sono stati resi perentori in tutti i casi i termini per acquisire il parere della Commissione per la qualità, in modo che gli edifici vincolati dal piano non abbiano delle procedure, come dire, a tempi indefinibili, ma siano anch'essi sottoposti alle medesime scansioni temporali previste per gli interventi ordinari. C'è un ricorso obbligatorio alla conferenza di servizi semplificata anche per acquisire un solo atto di assenso di altra amministrazione e l'attestazione in tutti i casi che sono scaduti i termini per il controllo per la SCIA, così come era previsto in precedenza anche per il permesso di costruire, e l'inefficacia, altro provvedimento di grande innovazione, l'inefficacia dei provvedimenti tardivi, per cui rimane solo la possibilità, scaduti i termini del procedimento, di assumere all'amministrazione comunale di assumere i provvedimenti in autotutela ove ne ricorrano condizioni e presupposti. Vediamo i passaggi principali di questa tematica. Intanto la perentorietà dei termini. Come vi dicevo, era già prevista per il permesso di costruire, adesso è stata chiarita anche per tutti i passaggi della procedura della SCIA. La legge 14 l'aveva previsto anche per la CILA, in considerazione del fatto che la CILA riguarda la stragrande maggioranza delle pratiche edilizie che in questo momento vengono presentate dai comuni, e riguarda adesso, attiene a interventi rilevanti, al restauro, alla manutenzione straordinaria, al cambio d'uso con aumento di carico, alle opere pertinenziali o alle demolizioni senza ricostruzione. Su questo passaggio però il governo, in sede di verifica della legittimità costituzionale della nostra legge, ha ribadito che la CILA non costituisce un titolo edilizio e pertanto non può
avere una scansione analoga alla scia. Quindi ha chiesto sostanzialmente di riportare, come stiamo facendo con un progetto di legge in corso di approvazione in questi giorni, di riportare la CILA al regime precedente, cioè eliminando la previsione del fatto che i termini del procedimento della CILA sono perentori, specificando conseguentemente che l'attestazione che si può fare trascorsi 30 giorni è semplicemente non che siano esauriti i termini, ma che si sono trascorsi i termini ordinari per l'effettuazione dei controlli, non prevedendo l'applicazione di quell'aspetto importantissimo che ha introdotto l'articolo 2, cioè della inefficacia dei provvedimenti tardivi. È rimasta comunque il fatto che anche alla CILA si continua ad applicare la conferenza di servizi semplificata con la regolamentazione netta dei tempi e delle modalità di assunzione dei provvedimenti finali che la stessa comporta. Ne parleremo tra un attimo. Che cos'è infatti questa conferenza di servizi semplificata? È uno strumento soprattutto di regolamentazione delle modalità di svolgimento del procedimento, cioè l'obiettivo è quello di fare in modo che anche quando si debba acquisire atti di autorizzazione di altre amministrazioni, anche se si tratta di un unico atto di un'altra amministrazione, il procedimento amministrativo edilizio, il procedimento edilizio mantenga tempi e modalità uniformi, cioè non venga a subire una sospensione a tempi indeterminati, con tempi estremamente dilatati e conseguenti a quelle che sono le norme che regolano l'esercizio dell'attività di queste amministrazioni che sono coinvolti. Grazie al ricorso alla conferenza rimangono variabili solo la fase introduttiva, la fase iniziale del controllo di completezza, perché nel caso della CILA e della SCIA sono previsti 5 giorni lavorativi per ricevere la pratica e verificare se questa è completa rispetto a quanto dichiarato dal soggetto e a quanto previsto per quel tipo di intervento, e per il permesso di costruire i giorni per la verifica di completezza sono 10, ma per il resto l'intero procedimento si svolge con una scansione temporale ben netta prevista dalla norma della 241 che regola appunto la conferenza dei servizi semplificata, che ricordo non è una simultanea convocazione delle amministrazioni in una riunione, ma è semplicemente l'invio della documentazione richiesta per l'emanazione degli atti di assenso previsti dalla legge e appunto la scansione del fatto che nei primi 15 giorni questa amministrazione può richiedere integrazioni o chiarimenti istruttori, si deve esprimere necessariamente in 45 giorni, oppure che diventano 90 se si tratta di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, cioè paesaggistici, ambientali, territoriali, tematiche igienico-sanitarie e culturali, oppure negli altri termini previsti dalla legge per l'espressione di quell'amministrazione. Per esempio per i beni culturali si arriva a 120 giorni, perché tanto è previsto dalla legge per l'autorizzazione in caso di vincolo culturale. Ma scaduto questo termine, scatta un silenzio assenso non condizionato, quindi una valutazione che si presume positiva. E l'amministrazione che acquisisce queste determinazioni, entro i 5 giorni successivi, deve assumere l'atto finale di conclusione del procedimento. Determinazione conclusiva che per quanto riguarda la SCIA sarà, consentirà l'inizio dei lavori, per quanto riguarda il permesso di costruire sostituirà integralmente il titolo abilitativo. Invece quando si ha un meccanismo da provvedimento negativo, determinazione negativa, questo equivale al preavviso di diniego. Quindi abbiamo una disciplina ben netta e uniforme per tutti i casi in cui bisogna assumere almeno un provvedimento di altra amministrazione.
Il governo, sempre in quella fase di verifica di legittimità, ha chiesto tre modifiche di questa disciplina della conferenza dei servizi, nel solo caso, quindi nel caso particolare, in cui si debba acquisire un solo atto di assenso di altra amministrazione. Quindi quello che sto per dire, ripeto, non si applica quando ce ne siano almeno due di autorizzazione o altri atti di altre amministrazioni. La prima sottolineatura è che se si tratta di un bene culturale, quindi dell'autorità chiamata, l'unica amministrazione chiamata ad esprimersi sia i beni culturali, quindi per un edificio vincolato, monumentale, in quel caso il termine per esprimersi è 120 giorni, quindi si ricorda quello che vi dicevo anche prima, cioè che il termine è quello legato alle competenze ordinarie previste per questa autorità. Ma in caso di decorso del termine di 120 giorni, il governo ha voluto che si precisasse che non scatta in quel caso lì dell'unico atto di assenso, il silenzio assenso, ma scatta il silenzio inadempimento previsto dal decreto legislativo 42 per i beni culturali, nel caso appunto dei beni della sovrintendenza che si esprima sugli edifici monumentali. Altro chiarimento importante è che, trattandosi di un'unica amministrazione, in caso di dissenso di questa amministrazione non possono essere utilizzati i meccanismi per il superamento del dissenso della conferenza dei servizi. Come sapete, nel meccanismo della conferenza dei servizi la determinazione finale consente di superare il dissenso quando possa essere assunta una determinazione diversa alla luce della posizione prevalente espressa dai soggetti partecipanti. Qui, visto che non abbiamo una pluralità di soggetti partecipanti, non ha senso parlare di una diversa posizione prevalente, quindi rimaniamo nel meccanismo della conferenza dei servizi semplificata, per cui quando l'amministrazione procedente acquisisce un atto di dissenso deve assumere un provvedimento finale negativo di non accoglimento dell'istanza. È importante questa modifica della conferenza, questa introduzione sistematica della conferenza dei servizi, perché il quadro complessivo delle procedure edilizie viene significativamente ridimensionato, trasformato. Cioè i procedimenti ordinari edilizi, quelli tipicizzati, la CILA, la SCIA, il permesso di costruire, trovano applicazione solo nel caso in cui non siano richiesti atti di autorizzazione di altre amministrazioni. Altrimenti scatta sempre e comunque, che quindi è il caso come regola generale, quello che viene chiamato nella normativa nazionale, nella 241, la concentrazione dei regimi amministrativi, cioè una procedura che compatta i tempi per raccogliere le autorizzazioni degli altri enti, sia il meccanismo già introdotto in precedenza della scia unica, che sapete che interviene quando c'è una scia edilizia per la quale devono essere acquisite anche altre scie, altre comunicazioni, attestazioni e asseverazioni soggette al controllo di altre amministrazioni diverse dal comune, oppure scatta, ripeto, la conferenza dei servizi semplificato con quell'efficacia di uniformazione di cui parlavamo in precedenza. Abbiamo generalizzato, vi dicevo, l'attestazione del silenzio assenso per quanto riguarda la conclusione del termine per provvedere, che prima era previsto solo per il permesso di costruire, ora l'abbiamo previsto anche per la SCIA, era anche previsto per la CILA, ma come ricorderete il governo, non considerandolo un titolo edilizio, ha chiesto di rimuovere questa previsione. È importante perché è decorso il termine per provvedere senza che siano avute, si chiarisce con questa attestazione che grazie al trascorrere del termine e anche al fatto che non siano state richieste integrazioni documentali e istruttorie, non ci sia stato quindi un provvedimento di diniego del permesso di costruire, un divieto della prosecuzione, si è creata una situazione stabile,
si certifica quindi che si è conclusa una fase e il titolo presentato o si è formato per silenzio assenso, ovvero quantomeno si è concluso gli ordinari, si sono esauriti gli ordinari tempi di intervento dell'amministrazione. Trascorso questo periodo, quindi, l'amministrazione potrà intervenire solo in via di autotutela. Questa definizione puntuale dei tempi entro i quali l'amministrazione deve intervenire ha trovato nel decreto 76 una importante sanzione, quindi è stato introdotto un principio fondamentale che la legge 14 ha immediatamente recepito ed applicato anche all'edilizia. Il principio della inefficacia, inidoneità a produrre effetti dei provvedimenti tardivi, cioè dopo il formarsi del silenzio assenso, dopo la scadenza dei termini di controllo della SCIA, dopo che siano scaduti quei termini della conferenza dei servizi semplificata e non, per i quali si dice che scaduto i termini entro i quali l'amministrazione si deve esprimere, si presume un assenso senza condizioni. Quindi gli interventi tardivi non sono più in grado di sostituirsi al silenzio assenso, al provvedimento che si è formato in modo tacito, al fatto non possono più intervenire producendo la sospensione dei lavori, ordinando il ripristino in caso di scia e così via. Rimane per effetto dell'articolo 2,8 bis della 241 quindi chiaro che l'amministrazione, scaduti quei termini, può solo provvedere in via di autotutela, che questa è l'unica via praticabile per intervenire su queste situazioni quando non si sono rispettati i termini. E l'intervento in via di autotutela vuol dire aprire un procedimento nuovo che si deve svolgere in contraddittorio con gli interessati, quindi si ha un avvio del procedimento che deve essere inviato ai sensi dell'articolo 7 e della 241, quindi è un procedimento che si può aprire solo ove sussista un interesse pubblico concreto e attuale a modificare quella situazione che si è stabilizzata con i titoli presentati dal privato, e quindi può essere fatta solo entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi. Quindi trascorsi 18 mesi si consolida definitivamente e non si può intervenire a rimuovere le situazioni del privato, salvo che non vi sia un accertamento penale della falsità o del mendacio delle dichiarazioni o delle asseverazioni che erano alla base di quei titoli edilizi. Per assumere questo provvedimento, soprattutto poi l'amministrazione, dicevamo, è in contraddittorio, quindi può assumerla solo tenendo conto e motivando degli interessi pubblici degli interessi privati, degli interessi dei destinatari, ma anche dei controinteressati, quindi degli altri privati coinvolti, diciamo i vicini e la comunità strettamente a cui sono strettamente riferibili gli effetti di impatto del nuovo progetto. Per cui se questi interessi dei destinatari sono prevalenti, non potrà essere annullato, non potrà essere rimosso il titolo edilizio, così come si dovrà tener conto non solo degli interessi pubblici ma anche di quelli privati, gli effetti indiretti che si realizzano nella comunità locale. Da ultimo ricordo che la legge 14 rafforza, ribadisce l'indispensabile ricorso alla digitalizzazione delle pratiche edilizie, per cui la Regione sta operando con forza e che a cui siamo in una fase di sperimentazione, in cui abbiamo da poco tempo accolto anche il Comune di Rimini in questa verifica di questa piattaforma unitaria che la Regione sta mettendo a disposizione, sta cominciando a sperimentare, che nei prossimi mesi diventerà operativa. Quali sono i vantaggi di questa piattaforma? Innanzitutto quella che favorisce la standardizzazione, l'uniformità, quindi un'applicazione univoca delle procedure edilizie, ma soprattutto riguardo ai privati facilita il caricamento e la presentazione delle pratiche edilizie, ma comporta anche una netta
tutta semplificazione per gli adempimenti comunali, quindi aiuta molto le amministrazioni comunali, perché in prospettiva, nella sua piena funzionalità, questa piattaforma è in grado di fare la verifica della completezza delle pratiche, invia direttamente le pratiche alle amministrazioni destinatarie, quindi la conferenza dei servizi semplificata, ma anche la scia unica, ma anche l'invio in genere delle comunicazioni, delle notifiche alle altre amministrazioni può avvenire automaticamente, può emanare, può produrre la ricevuta della presentazione della pratica, quella che fa certezza dal giorno di partenza dei termini per il conteggio dei termini perentori del procedimento, così come può certificare il silenzio assenso formatosi sul permesso di costruire o l'avvenuta scadenza dei termini perentori per i controlli per il caso della scia, e soprattutto può consentire all'amministrazione comunale di caricare tutti i dati della pratica edilizia nel proprio back office e quindi di poter immediatamente istruire ed entrare nel merito dell'esame delle pratiche presentate. Infine abbiamo da ricordare quelle che sono due importanti semplificazioni della fase attuativa degli interventi. Per questi abbiamo sia la disciplina della proroga che delle varianti in corso d'opera. La proroga, intanto, è stata introdotta una nuova figura di proroga speciale dei titoli edilizi. Una proroga che si aggiunge, dicevo, a quella ordinaria che già abbiamo in modo significativo previsto in termini di mera comunicazione e a quella straordinaria che ha previsto lo Stato, di cui parleremo tra un attimo. Cos'è questa proroga speciale? È la possibilità, pensata soprattutto in questa fase in cui attendiamo l'approvazione dei nuovi PUG, piani urbanistici generali, che avranno contenuti completamente diversi da quelli precedenti, e quindi questa proroga consente di iniziare, ma anche di concludere i lavori previsti dai titoli edilizi rilasciati, anche quando siano contrastanti con le nuove previsioni urbanistiche. Questa proroga speciale è ammessa per fatti quando il fatto che non si sia riusciti a iniziare i lavori, che non si sia riusciti a terminarli per tempo, è dovuto a fatti non riferibili, non imputabili al soggetto, quindi per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà o anche alla difficoltà esecutiva, alle difficoltà tecniche, costruttive, alla mole anche dell'intervento, quindi un grosso intervento che si fa indubbiamente fatica a realizzare nei 3 anni. Queste autorizzazioni speciali possono essere date nel caso dell'inizio lavori dal Consiglio Comunale, così come per quanto riguarda la fine dei lavori in modo più semplificato dalla Giunta. Quindi, nonostante che siano entrati in vigore i nuovi piani, nuove previsioni urbanistiche, il Consiglio Comunale può considerare comunque prevalente l'interesse generale alla realizzazione dell'intervento e la Giunta al suo completamento. La legge dice che questa proroga speciale deve comunque essere riconosciuta, quindi senza la necessità di una valutazione discrezionale da parte degli organi consiliari e della giunta di un interesse generale, quando invece la non conclusione o non avvio dei lavori siano dovuti a ostacoli amministrativi indipendenti dalla volontà del titolare, quindi nel caso per esempio di un atto dell'autorità giudiziaria o amministrativa che abbia sospeso il cantiere, che poi evidentemente ha potuto riprendere riconoscendo la sua perfetta regolarità. E in quel caso lì, ripeto, la proroga è doverosa senza la necessità di espressioni generali sull'interesse generale. Vi dicevo, c'è stata, grazie al decreto legge 76, una proroga straordinaria sia dei titoli che degli strumenti attuativi, analoga a quella del 2013. Questa proroga non è stata ripresa dalla legge 14, ma si applica direttamente la norma statale. Questa proroga riguarda in particolare i permessi di costruire rilasciati o formatosi per silenzio assenso entro il 31 dicembre del 2020, ma anche le SCIA presentate entro quella data.
Questi strumenti hanno, quindi se ancora in vigore, se ancora efficace, hanno una proroga di un anno per l'inizio dei lavori o 3 anni per la fine dei lavori. Attenzione, perché siccome questa è la proroga statale, bisogna seguire le regole previste dal decreto legge 76, che come quello del 2013, che aveva previsto un analogo provvedimento, prevede che il privato debba comunicare all'amministrazione comunale che intende avvalersi di questa proroga. Quindi non è automatica, ma occorre una comunicazione. E occorre una cautela, cioè il fatto che questa comunicazione avvenga prima della scadenza, non del titolo, ma della proroga, e che avvenga prima che siano entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Quindi nell'immediatezza dell'approvazione di strumenti urbanistici, eccetera, bisogna avere l'accortezza di presentare precedentemente la proroga. Altra tematica affrontata dal decreto 76, da questi due commi, sono il comma 4 e comma 4 bis dell'articolo 10 del decreto 76, è la proroga degli strumenti attuativi. Strumenti attuativi che proroga, che va bene, è valida, ma a condizione che non comporti alcun pregiudizio per i termini massimi previsti per l'attuazione della legge 24 del 2017. Quindi, in altre parole, i termini di proroga vanno contemperati con quelli che sono i termini perentori di conclusione della fase transitoria della legge 24 del 2017. Che cosa voglio dire? Che è prevista una proroga di 3 anni di validità degli strumenti attuativi, che si siano formati entro il sempre 31 dicembre del 2020, e però quindi questa validità prolungata va coniugata col fatto che entro il 1 gennaio 2024 non solo devono essere stati approvati, ma devono anche essere stati convenzionati, perché come dicevo la legge 24 richiede che gli strumenti attuativi che consentono l'attuazione di previsioni dei piani precedenti devono anche essere convenzionati entro la conclusione di questa prima fase di transitoria, che si conclude il 1 gennaio 2024. Alla stessa maniera abbiamo una proroga di 3 anni di validità della convenzione urbanistica stipulata. E però le convenzioni urbanistiche vanno avanti oltre il 1 gennaio 2024 solo se prevedono termini perentori di esecuzione degli interventi. Quindi convenzionati sì, e purché le convenzioni siano integrate di una specificazione di termini perentori a pena di decadenza per l'esecuzione degli interventi. Infine, dal testo nazionale si desume una proroga di 3 anni per quelli che sono i termini di inizio e fine dei lavori previsti dalla convenzione urbanistica. Una ultima precisazione presente nel testo nazionale è il fatto che queste proroghe, in particolare quella dei titoli attuativi, degli strumenti attuativi, sia anche nel caso in cui lo strumento abbia potuto beneficiare della proroga del 2013, quindi un allungamento ulteriore che questa norma consente. È evidente l'assunzione è dovuta al periodo di crisi, alle difficoltà del settore, particolarmente aggravate dalla pandemia in corso. L'altro istituto su cui si è intervenuto, e con questo concludo il mio intervento, è quello delle varianti in corso d'opera. Sono state ridisciplinate sempre con l'obiettivo di ridurre al minimo l'interruzione del cantiere nel caso in cui bisogna attuare delle varianti in corso d'opera, quindi consentire lo sviluppo del cantiere senza interruzioni burocratiche, amministrative. Intanto è stata ripresa quella che è la definizione massima delle varianti in corso d'opera, che era già stata introdotta nel 2013, quindi si dice è una variante in corso d'opera, quindi rientra nella disciplina che tra un attimo vediamo, tutto ciò che non comporta modifica della tipologia di intervento, quindi tutto ciò che io sono partito con una manutenzione straordinaria soggetta a scia, posso fare tutte le modifiche che non modifichino il tipo di intervento, quindi non mi costringono a definire, a classificare,
classificare l'intervento come ristrutturazione edilizia, che a quel punto mi cambierebbe la tipologia, ma lo stesso vale per ogni tipo di intervento. Alla stessa maniera non posso, con la variante in corso d'opera, cambiare completamente l'oggetto della pratica edilizia, cioè le caratteristiche tipologiche, plani volumetriche, funzionali, quindi le destinazioni d'uso dell'edificio, cioè una totale difformità. Quindi il limite della variante in corso d'opera è la totale difformità rispetto all'oggetto edilizio che si voleva realizzare ob origine. Altro particolare, la realizzazione, quindi non può costituire una variante in corso d'opera, la realizzazione di un organismo edilizio con specifica rilevanza, quindi autonomo e anche economicamente utilizzabile in modo del tutto autonomo rispetto a quello che era l'organismo edilizio precedentemente autorizzato. Quindi realizzare in più un magazzino, un garage, un deposito, una piscina, eccetera. Che cosa si dice? Che per le varianti in corso d'opera è sempre richiesta una SCIA e mai il nuovo titolo edilizio, quindi non c'è più la possibilità che la variante in corso d'opera sia soggetta, per esempio, a nuovo permesso di costruire. Con una cautela, nel senso che questa SCIA ordinariamente può essere presentata dopo l'esecuzione dei lavori e con la segnalazione di fine lavori, quindi alla fine, al termine dei lavori, o debba essere presentata all'atto dell'avvio della variazione nel caso di varianti essenziali, che hanno le caratteristiche della variazione essenziale, cioè quando stiamo parlando di un 30% in più del volume della superficie, quindi numeri grossi, modifiche significative, allora lì si è richiesto più cautelativamente che la SCIA venga presentata contemporaneamente alle grosse trasformazioni che si attivano. Si ricorda poi che se la variante riguarda edifici vincolati o aspetti strutturali, queste autorizzazioni, quindi l'autorizzazione alla sovrintendenza, lo svincolo idrogeologico, se si hanno il vincolo del parco, eccetera, eccetera, occorre acquisire queste autorizzazioni prima delle trasformazioni, prima della variazione, quindi occorre acquisire prima l'atto di assenso. Quindi l'operatore ha due possibilità sostanzialmente: o acquisire autonomamente gli atti abilitativi prima della variazione e a quel punto presentare la SCIA se si tratta di una variante particolarmente rilevante, superiore a un 30%, oppure addirittura fare riserva di presentarla alla fine dei lavori, oppure presentare immediatamente una SCIA ad efficacia differita, cioè di dire interrompo questa trasformazione perché non sono riuscito, non ho potuto acquisire le autorizzazioni precedentemente, ma chiedo l'immediata convocazione di una conferenza semplificata, conferenza di servizi semplificata, e quindi con i tempi e le modalità certe che questa prevedono. Mi interrompo qui, questa è stata una veloce carrellata, ma come vedete tantissime tematiche, tutte orientate ad accelerare e rendere più facile l'intervento sul patrimonio edilizio esistente e quindi favorire gli interventi di rigenerazione e adesso in prima battuta quelli che beneficiano del 110%. Vi ringrazio dell'attenzione. Vi passo la parola, come si suol dire. Grazie mille al dottor Sant'Angelo, che ha fatto veramente una disamina precisa e puntuale sulle novità introdotte sia a livello nazionale che a livello regionale. Come Comune di Rimini ci troviamo forse in una situazione nata e fortuna in questo momento, nel senso che abbiamo appena approvato una variante al nostro regolamento urbanistico edilizio e siamo forse gli unici al momento in regione a avere l'aggiornamento di questo strumento in linea con le modifiche che sono state apportate l'estate scorsa a livello sovraordinato, a livello nazionale,
e le modifiche poi apportate dalla legge regionale. È evidente che le norme subordinate comunque si applicano, però aiutano tutto per l'esperienza anche che abbiamo maturato a essere ancora più allineati quando si fa un aggiornamento del proprio strumento urbanistico, come nel nostro caso, in modo contestuale o immediato. Le varianti che è stata portata avanti dal Comune di Rimini è una variante che introduce tutta una serie di temi nuovi e cercano di accompagnare il rilancio della nostra città, la maggiore flessibilità nelle destinazioni d'uso, a incentivi nella zona turistica per cercare di recuperare delle strutture dismesse, magari gli hotel, gli servizi al turismo, che con alcune modalità che abbiamo introdotto potranno essere rimesse in gioco sempre con la funzione di servizio al turismo, ma con modalità innovative. Innovazione anche nelle zone agricole, dove sempre incentivando, qui abbiamo colto l'opportunità, offerta anche dalla normativa regionale del 7 ter, quindi tutti gli incentivi previsti in campo energetico, abbiamo colto l'opportunità di declinare, tenendo fermo l'interesse pubblico di mettere in mano la chiave al patrimonio edilizio esistente, ma cercare di accompagnare e agevolare gli interventi, per esempio in zona agricola, lanciando la riqualificazione energetica, anche la possibilità di aumentare i funzionamenti delle abitazioni. Ci sono novità importanti anche sul centro storico, dove per facilitarne la funzione, la funzionalità, abbiamo alleggerito quelli che sono gli oneri, il carico urbanistico di determinate operazioni, così come abbiamo cercato di leggere anche alcune novità che su tutte le città si stanno interrogando anche post pandemia, cioè le nuove necessità magari non solo di spazi pubblici ampi, ma anche di una città che deve essere un po' vicina, più coesa. Si parla tanto di città per esempio di 15 minuti e noi abbiamo cercato da un lato di rendere i nostri abitati, i nostri condomini sempre più green, ospitali, che possano ospitare anche degli spazi per esempio di co-working o di condivisione di attività comuni, dall'area giochi di bambini del condominio, agli spazi biciclette, a palestre indoor a funzione di chi ci abita, tutte situazioni dove abbiamo precisi incentivi e sgravi informatici che quindi dovrebbero incentivare appunto la realizzazione, proprio nell'ottica di leggere anche le nuove esigenze delle famiglie e di chi vive in quella città. La variante normativa 2 fa parte di un pacchetto più esteso che stiamo portando avanti, stiamo rivedendo anche il regolamento delle mobilizzazioni, introdurremo il regolamento di igiene e quindi a valle di questo percorso che contiamo di chiudere, diciamo, mese di giugno, ci sarà quindi la città dotata di tutta una serie di strumenti nuovi sui quali è in corso, e anche questa è una bella novità che stiamo portando avanti insieme a tutta la rete delle professioni, quindi insieme a tutti gli ordini professionali della nostra città che tanto hanno contribuito, devo dire, e devo ringraziare anche alla stesura di questo strumento con momenti sempre molto positivi e pertinenti per costruire appunto la normativa. E insieme a loro stiamo organizzando anche un percorso di formazione che partirà il 30 aprile e che consentirà di andare nel merito delle norme, delle loro applicazioni e anche delle domande che i tecnici potranno avanzare all'amministrazione comunale per rendere sempre più chiare e leggibile per voi lo strumento. L'ultima informazione, dato che ha citato anche il dottor Sant'Angelo, ed è vero che la Regione sta facendo un investimento importantissimo sul tema della digitalizzazione. Questo è un fronte su cui anche il Comune di Rimini ha scommesso già dal 2016, mettendo risorse importanti per accompagnare il processo di digitalizzazione degli archivi. Credo che veramente sia una delle priorità che a livello generale, no? Come nel Paese, non soltanto sull'edilizia, ma in generale la pubblica amministrazione, sia uno dei driver su cui investire e lavorare in modo forte. Sicuramente il tema dell'edilizia è il primo su cui agire, perché si può in questo modo agevolare il lavoro di tanti professionisti, anche la vita di molti cittadini. Quindi su questo anche noi abbiamo aderito in modo sperimentale alle nostre
strumenti che la Regione Emilia Romagna sta facendo, e cercheremo insomma di seguire il più velocemente possibile tutto il percorso che è impostato. Io non voglio rubare altro tempo, passerei la parola consigliere Carlo Peppadio, che è responsabile dell'edilizia del Comune di Rimini, per darci alcuni aggiornamenti sulle novità tecniche introdotte, conosci voi che con i professionisti appunto avvieremo una serie di seminari specifici che potremo entrare ulteriormente. Mi associo innanzitutto ai ringraziamenti fatti dai miei assessori alla Regione Emilia-Romagna e un ringraziamento in particolare al dottor Sant'Angelo e alla sua struttura che da oltre 30 anni garantisce un supporto preziosissimo all'attività degli uffici tecnici comunali. Non è assolutamente un caso se le principali innovazioni introdotte dal decreto legge certificazioni al DPR 380 sono di chiara ispirazione emiliano-romagnola, e non è assolutamente un caso se alla nuova legge, se in Emilia Romagna, grazie alla nuova legge urbanistica regionale, la 24 del 2017, in Emilia Romagna, a differenza di altre regioni, riusciamo a dare una copertura piena a tutte quelle innovazioni introdotte dal DPR, in particolare per quello che riguarda le tematiche della ristrutturazione edilizia, della sostituzione edilizia e delle deroghe alle distanze in occasione appunto di interventi di riqualificazione. E grazie infatti al quadro normativo regionale composto in primis dalla 24, ma dalla legge 15 e dalla 23 del 2004, un quadro che poche regioni in Italia possono vantare, che il RUE comunale di Rimini ha avuto la possibilità di rinnovarsi per garantire un importante stimolo alla rigenerazione urbana e in generale alla ripartenza economica del territorio. Come poc'anzi ricordava l'assessore Chisoni, è stata una situazione fortuita quella di avere una variante in corso di queste dimensioni, una variante specifica di tipo normativo, proprio nel momento in cui cambiavano la maggior parte delle regole, sia all'interno della normativa nazionale che di quella regionale. Ed è per questo motivo che l'amministrazione comunale di Rimini, ovviamente in fase di controdeduzione, ne ha approfittato per allinearsi e sfruttare al massimo, come tra poco vi illustrerò, queste opportunità. Vado velocemente ad illustrare le modifiche principali che sono state introdotte dalla variante A2 di recente approvata dal Consiglio Comunale alla fine di marzo. Innanzitutto, qual è il quadro normativo generale all'interno del quale questa variante generale si è inserita? La legge 24 prevede un periodo transitorio per l'adeguamento della pianificazione. All'interno di questo periodo transitorio, quindi in attesa della formazione del PUG, i comuni possono completare i processi di pianificazione in corso e dare attuazione ai piani vigenti, anche apportando modifiche specifiche agli stessi. La legge regionale 3 del 2020 l'anno scorso ha garantito una proroga di un anno a questo regime transitorio e quindi il periodo transitorio a questo punto si distingue in due fasi. Una prima che si esaurisce alla fine di questo anno, quindi il 1 gennaio 2022, una seconda che va avanti altri due anni fino alla fine del 2023. La scadenza è il 1 gennaio 2024. All'interno della prima fase, il Comune può adottare e approvare varianti specifiche ai piani vigenti, accordi di programma, accordi con i privati, tra cui anche prevedere la formulazione di nuovi POC tematici, adottare depositari per ordinare strumenti attuativi in attuazione del PSC e rilasciare i titoli edilizi sugli interventi previsti da loro. Ecco, noi ovviamente ci inseriamo nella prima fattispecie con una variante specifica a due di carattere solo ed esclusivamente normativo. Come ricordava l'assessore, la variante normativa 2 è uno degli elementi che vanno a costituire un pacchetto di misure che l'amministrazione comunale di Rimini sta introducendo per favorire la riqualificazione urbana della nostra città. In particolare vi cito la nuova disciplina del centro storico, che è oggetto di un incarico specifico di rilievo e appunto nuova disciplina affidata al Politecnico di Torino. Vi cito il Parco del Mare, che è in corso di attuazione e che vedrà nei prossimi anni ulteriori stralci, ulteriori tessere del puzzle andarsi a concorrere, e la riqualificazione dell'area stazione.
Le altre azioni messe in campo, lo diceva l'assessore, che vedranno la luce nei prossimi mesi, saranno una nuova delibera per la regolamentazione delle monetizzazioni, il nuovo regolamento igiene e una modifica molto probabilmente alla delibera degli oneri di organizzazione, anche qui per aggiornare il nostro sistema di incentivi alla rigenerazione e alla riqualificazione. Parto innanzitutto con la principale delle novità introdotte dal nostro LUER in questa fase di variante, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso appunto gli incentivi costruttivi che fanno riferimento a tre macro aree, la DGR 967 del 2015 per la materia di efficientamento energetico, l'articolo 7 ter citato anche dal dottor Sant'Angelo, che rappresenta uno dei pilastri conservato, tra l'altro, e anche migliorato all'interno della legge regionale 24 per il sostegno alle politiche di rigenerazione, e il nostro regolamento comunale delle visite volontarie della via edilizia, che anch'esso dà a disposizione alcuni incentivi per poter migliorare la prestazione degli edifici. Come si struttura in particolare il sistema degli incentivi di derivazione 7 terra? In buona sostanza ci sono quattro soglie, un aumento del 5, del 10, del 15 e del 20% in termini di premialità sulle superfici esistenti, che vengono assegnati in funzione del raggiungimento del miglioramento di prestazione energetica. In buona sostanza si verifica preventivamente l'attuale livello di prestazione energetica dell'edificio e in funzione dei gradi, dei livelli di miglioramento si assegnano percentuali sempre maggiori di incrementi di superficie. Questo incremento massimo del 20% è poi cumulabile con un ulteriore 10% di incremento, che passa al 20% nel caso delle strutture alberghiere, in caso di miglioramento igienico, sismico e adeguamento alle norme sul superamento delle barriere architettoniche. Quindi il nostro sistema complessivo incentivante, che si applica praticamente alla totalità degli edifici esistenti sul territorio, poi con qualche modifica che vi spiegherò quando si tratta di fabbricati esterni al territorio urbanizzato, questo sistema di incentivi può portare a maggiorare fino al massimo del 30 o addirittura del 40% degli alberghi quella che è la superficie esistente, per chi si obbliga, per chi si impegna a di fatto sostituire l'edificio, anche se non è esclusa la possibilità in qualche caso di intervenire anche sull'edificio esistente con attività di sovrelevazione o di ampliamento, potendo sfruttare lo stesso tipo di incentivo. La norma si è strutturata nel corso della fase di controdeduzione, grazie anche all'aiuto, al contributo che ricordava l'assessore degli ordini professionali, si è strutturata con un doppio binario, quindi un sistema più esigente in termini di prestazioni energetiche per chi sostituisce l'edificio e un sistema un po' meno esigente per chi invece non riesce a sostituire l'edificio ed è costretto per varie ragioni ad intervenire sull'esistente. In zona agricola la situazione degli incentivi è un po' diversa rispetto alla situazione, diciamo, classica del fabbricato inserito all'interno del territorio urbanizzato. Siamo andati a modificare una norma esistente che garantiva già ampliamente gli edifici unifamiliari residenziali, che nella versione previgente garantiva un aumento di superficie futuro, mentre nella nostra nuova versione questo tipo di ampliamento è garantito solo in funzione del miglioramento energetico dell'edificio da ampliare. Quindi anche qui ci sono varie soglie,
di ampliamento fino a un massimo di 120 metri quadri per quei soggetti che garantiscono varie sfide di miglioramento energetico dell'edificio esistente. Alternativamente a questa opportunità c'è la possibilità di incrementare il numero di unità immobiliari residenziali fino a un massimo di 3 unità negli edifici già destinati a residenza civile. In questi casi, appunto, l'incremento delle unità costituisce la misura premiale e quindi chi sfrutta questo tipo di opportunità non può però ottenere la possibilità dell'ampliamento. Sono due misure alternative tra di loro che sono volte alla riqualificazione energetica, non solo perché sappiamo benissimo che spesso queste premialità vanno verso la direzione della sostituzione edilizia e quindi automaticamente anche verso una perfetta, piena operazione di adeguamento sismico della struttura. Sono due misure, dicevo, alternative legate entrambe al miglioramento energetico degli edifici esistenti. Altra novità importante che vogliamo come dire, evidenziare è quella legata ad un articolo, l'8 bis di nuovo inserimento, che si occupa dei fabbricati non ultimati. A Rimini, come credo in molte realtà della nostra regione che hanno subito nel corso degli ultimi 10 anni dei violenti stop ad alcune realizzazioni per effetto della crisi economica e in particolare di quella del mercato immobiliare, a Rimini come in altre realtà si sono venute a creare per effetto di questo periodo di crisi situazioni di difficile gestione che vi sto rappresentando in qualche slide. Fabbricati che hanno raggiunto stadi diversi di realizzazione e che poi per effetto o di un fallimento o di un problema comunque legato alle disponibilità economiche del soggetto attuatore sono rimasti fermi in situazioni che preoccupano molto la città sia per quello che riguarda il degrado urbanistico che in qualche caso anche problematiche che possono poi andare oltre il semplice degrado urbanistico e sociale nel degrado sociale. Quali erano gli elementi che frenavano il completamento di questi edifici? Questi edifici sono per lo più nati in funzione delle norme previgenti al PSC 2, quindi in vigenza di regimi. Il PRG in alcune zone, in particolare nella zona turistica della fascia costiera, è stato pesantemente e profondamente rinnovato dal PSC 2, in particolare sono state ridotte alcune capacità edificatorie e soprattutto sono state protette alcune funzioni, quelle più pregiate per noi, che sono quelle recettive alberghiere, a discapito di quelle residenziali. Ecco, molti di questi edifici presenti in questa zona o anche in zona agricola, dove ci sono state appunto modifiche importanti nella fase di passaggio tra PRG e PSC, non si riescono ad avere gli elementi, i parametri, le condizioni minime dal punto di vista urbanistico per poter garantire economicità all'intervento di completamento. La norma in buona sostanza prende atto di ciò che è stato realizzato, individua ciò che costituisce sagoma e volume di ciò che un tempo era stato abilitato e solo ed esclusivamente per quella parte che è già di fatto un volume esistente garantisce un'attività di completamento conservando le destinazioni d'uso e le capacità edificatorie a suo tempo previste dal PRG che avevano garantito appunto la realizzazione di questi edifici. Questo articolo 8 bis con una serie di specifiche si occupa e si preoccupa anche di individuare le varie casistiche che vengono dal livello di finitura di questi incompiuti e va di fatto a garantirne attraverso anche ovviamente il rinnovo dell'onerosità degli interventi va a garantirne il completamento.
si tratta di alcune decine di fabbricati sparsi sul territorio. Importante novità introdotta in fase di approvazione è l'eliminazione degli articoli dal 19 al 24 che nel RUE previgente si occupavano delle definizioni degli interventi edilizi. Come è noto ai più, la materia è di esclusiva competenza nazionale, è il DPR dell'80 che definisce gli interventi edilizi. Alcune specifiche che si erano sedimentate all'interno del RUE che servivano per garantire la disamina di casi particolari verranno a confluire all'interno di un sistema molto più flessibile e anche più corretto, un quaderno delle definizioni tecniche attuative di cui il comune di Rimini si doterà man mano che determinate, come dire, orientamenti giurisprudenziali piuttosto che novità in materia anche normativa ci metteranno nelle condizioni di scrivere per dare indicazioni sia ai tecnici esterni, liberi professionisti nella loro attività di progettazione e di accelerazione, sia per i tecnici comunali che dovranno poi affrontare di conseguenza quelle istruttorie. Quindi spariscono questi articoli dal RUE anche su richiesta giusta, corretta della provincia di Rimini in sede di riserva. Novità sono introdotte anche a regime delle distanze, le distanze in particolare per quello che riguarda l'articolo 33 terre alle distanze, vengono individuate delle forme di deroga per incentivare l'inserimento, per esempio, degli ascensori per l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in quei casi in cui in determinati edifici non ad uso esclusivo residenziale, anche in quei casi in cui non c'è una disabilità certificata, ma laddove magari ci sono funzioni pubbliche o di interesse pubblico che ne prevedono necessariamente una fruibilità anche per le persone con difficoltà motorie. Le distanze sono state oggetto di importanti modifiche normative a livello sia nazionale che regionale, l'articolo 2 bis del DPR dell'80, l'articolo 10 ter della legge regionale 15 modificata dalla 14, ne sono appunto la dimostrazione. Diciamo che il RUE di Rimini segue questo tipo di innovazione e cerca di disciplinare determinate situazioni in cui, fermo restando le norme subordinate disciplinano la materia, vanno a garantire con una certa flessibilità, una maggiore facilità, anche per esempio l'inserimento dei capotti, piuttosto che la realizzazione di placature necessarie per il miglioramento sismico o quantomeno per la realizzazione di interventi locali che possono garantire l'eliminazione di vulnerabilità. In centro storico, lo diceva l'assessore, sono state fatte importanti modifiche, fermo restando che la disciplina particolareggiata del centro storico è di competenza del PSC e a questo punto, come vi dicevo, sarà oggetto di una variante di tipo specifico in corso di formazione per quello che riguarda appunto sia una nuova operazione di censimento che va necessariamente aggiornata a distanza di alcuni decenni, ma anche e soprattutto per andare ad uniformarsi e ad allinearsi a quelli che sono i principi introdotti dalla legge regionale 24 in materia di riqualificazione urbana, sostituzione edilizia e qualificazione edilizia, che devono necessariamente riguardare anche il patrimonio edilizio del centro storico, che a Rimini è fatto sì di alcuni edifici di particolare pregio, ma è fatto anche per lo più di fabbricati ricostruiti
sulle macerie dei bombardamenti della seconda guerra. Per quanto possibile, quindi, per quelle che sono le competenze assegnate dalla legge regionale 20 a Rua, la novità, la variante normativa ha introdotto alcune novità. Ad esempio, i villini che sono classificati e assimilati a fabbricati del centro storico, i villini degli anni 30, 40, che si trovano anche in fascia costiera e che nel periodo degli anni 50, 60 erano stati oggetto di trasformazioni nell'uso, per cui da abitazioni sono state trasformate in pensioni, possono ritornare al loro uso originario, quello abitativo, che è anche di fatto l'uso che noi riteniamo più consono per quel tipo di attività. Abbiamo introdotto novità in materia di modifiche prospettiche, andando un po' dietro a quelle che sono le novità introdotte anche al DPR, al progetto di manutenzione straordinaria. Sono consentite infatti anche nuove aperture sui fronti secondari degli edifici centro storico, anche se vincolati, ma in quel caso con parere della CCP, a condizione che siano aperture indispensabili per poter garantire un miglioramento dell'agibilità degli edifici. È stata introdotta una norma che introduce, che garantisce la realizzazione di parcheggi di pertinenza interrati anche in centro storico. Ed è praticamente stata fortemente incentivata l'attività di recupero degli edifici esistenti, anche di cambio d'uso verso funzioni che per noi sono molto importanti, come il commercio, come i pubblici esercizi, le attività comunque di tipo ricettivo, eliminando di fatto la necessità di mettere a disposizione parcheggi pubblici, quindi vengono esentati gli interventi in centro storico dal reperimento dei parcheggi pubblici, che non essendo ovviamente possibile reperire, creavano semplicemente un problema di natura economico finanziaria agli interventi per via delle somme importanti da pagare in luogo della gestione come monetizzazione. È stata introdotta per le UBI una importante semplificazione nelle unità minime di intervento previste dalla PSC in centro storico, dove era possibile intervenire solo con interventi di ristrutturazione urbanistica. È stata introdotta un'importante semplificazione introducendo anche la definizione di costruzione come tipo di intervento ammesso, con permesso di costruire convenzionato, che di fatto garantisce una procedura più semplice e più veloce alle attività di recupero di queste zone del centro storico che necessitano di un particolare intervento di trasformazione anche a livello urbano. Ecco, negli ambiti consolidati per funzioni residenziali vengono introdotte diverse modifiche che riguardano soprattutto il tema degli incentivi, per esempio per i fabbricati destinati a strutture alberghiere in queste zone dove non ci sono le stesse attenzioni che ci sono nella fascia costiera per preservare le attività di natura turistico-ricettiva, sono consentite alcune possibilità di cambio di uso attraverso la sostituzione edilizia dei vecchi alberghi, con la premialità appunto che, riducendo il volume degli edifici, si può anche garantire la funzione residenziale a questi immobili. Sono previste in zona tipo residenziale consolidato norme che facilitano la trasformazione di quegli ambiti piuttosto importanti che derivano da quelle vecchie previsioni del PNC mai attuate per la realizzazione di infrastrutture per il territorio. Qui c'è una norma appunto che prevede la possibilità di realizzare come compensazione della cessione gratuita al comune di buona parte dell'area
di realizzare degli edifici di natura residenziale, viene introdotta una modifica importante che facilita queste operazioni di attuazione attraverso l'eliminazione del vincolo dell'unanimità delle proprietà interessate, garantendo al 60% della superficie territoriale di proprietà che vuole attuare la previsione di poter partire anche in assenza di quella parte che evidentemente risulta poco interessata. Abbiamo introdotto delle norme di raccordo per quello che riguarda il tema dei piani particolari già scaduti, quindi sono state introdotte norme che chiariscono come si applica il principio di ultraattività dei piani attuativi e in funzione delle varie situazioni, con opere di urbanizzazione già realizzate, con opere di realizzazione quasi completate o nel caso di opere di urbanizzazione non realizzate, va a disciplinare quello che la giurisprudenza ci insegna già da alcuni anni, garantendo in alcuni casi la semplificazione di poter realizzare con permessi di costruire convenzionato quelle poche opere di urbanizzazione che mancano per poter completare l'intervento e garantire poi ai lotti rimasti edificati di poter ottenere ancora la possibilità di allinearsi ai lotti già realizzati. Negli ambiti urbani di riqualificazione c'è una norma che prende spunto dallo sblocco Italia e poi dalla modifica alla norma regionale in materia di cambi d'uso e in buona sostanza mette in condizione all'interno della stessa categoria d'uso, così come definita dalla legge regionale, la possibilità di trasformare il tipo d'uso senza dover necessariamente aspettare il POC. Quindi una norma che come dire, garantisce in attesa della riqualificazione totale dell'ambito la possibilità quantomeno di realizzare sull'esistente alcuni cambi d'uso che appartengono però alla stessa categoria. Negli ambiti consolidati di tipo produttivo sono state introdotte modifiche anche in questo caso per favorire alcune tipologie di uso che all'epoca non erano così importanti e non erano così diffuse, come in particolare quelle che riguardano la tematica della logistica, che appunto vengono integrate come funzioni a quelle delle attività produttive. Vengono introdotte norme di semplificazione per i parchi tematici. In territorio rurale ci sono, come vi dicevo, novità sia per quello che riguarda gli edifici non appartenenti alle aziende agricole, in particolare, come vi ho già citato, il tema del recupero incentivato e l'eventuale ampliamento alternativo al frazionamento delle unità immobiliari, ma ci sono novità importanti anche per quello che riguarda il mondo dell'agricoltura. In particolare sono stati previsti gli interventi di demolizione e ricostruzione in territorio rurale, in quegli ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico dove la ristrutturazione edilizia presentava quelle condizioni, quei limiti e quei vincoli che mi sono stati illustrati da tutto il Sant'Angelo durante la prima parte di questa illustrazione quando si è parlato appunto di ristrutturazione. Novità importanti in ambito rurale anche per quello che riguarda il PRA, il programma di ammodernamento agricolo, che viene introdotto all'interno del RUE in attesa del PUG per garantire forme di controllo delle effettive esigenze delle aziende agricole e superare quelli che sono, come dire, i tradizionali limiti in termini di densità che in zona agricola sappiamo hanno sempre avuto dei limiti, quindi per poter intervenire in termini di nuova realizzazione in territorio rurale a servizio delle aziende agricole, quando questi interventi sono di una certa importanza, utilizzeremo lo strumento del PRA per verificare le effettive esigenze dell'azienda e comportarci come di conseguenza.
Ci sono novità diffuse in ogni parte del RUE, e vi ho citato soltanto quelle principali. Potrei parlarvi anche delle novità in materia di attività edilizia libera funzionali alle attività ricettivo-turistiche. Abbiamo introdotto con determinate caratteristiche di pergolati e di pergotenda fino a 50 metri quadri, la possibilità di insediare a servizio non solo delle attività esistenti, delle funzioni, delle strutture che possono essere utili soprattutto nel periodo della stagione estiva per garantire una migliore fruizione degli esercizi, delle attività e di qualsiasi tipo di funzione che viene svolta all'aperto. Questo tipo di intervento è disciplinato dall'articolo 98, prevede comunque una serie di condizioni e limiti per la realizzazione di queste strutture, in particolare la copertura, abbiamo previsto, non può essere di tipo impermeabile per non correre il rischio di sforare nell'attività del permesso, nell'attività disciplinata dal permesso di costruire, e troverete quindi all'interno dell'articolo 98 tutta una serie di strutture di questo genere che può essere appunto utile, lo abbiamo visto proprio per l'effetto della pandemia, per garantire anche maggiore sicurezza e maggiore godibilità degli spazi esterni nel periodo estivo. Sul tema dell'organizzazione degli uffici per far fronte al carico che ci attendiamo, sia per effetto degli incentivi fiscali che per effetto delle misure premiali che sono state concentrate all'interno della variante 2, voglio fare una precisazione che ritengo importante e che può essere utile per dare un po' un segno di quella che è l'attenzione che la struttura del mio ufficio e in generale l'amministrazione comunale di Rimini ha per questa attività. Oltre all'attività di digitalizzazione dell'archivio che è in corso, che vi spiegava poc'anzi Sassiere Fisoni, è in corso anche l'assunzione straordinaria di 15 nuovi tecnici istruttori per rafforzare tutti gli uffici del settore edilizia privata. Intendiamo rafforzare non solo l'attività di istruttoria dei titoli abilitativi, ma anche quelli dell'ufficio condono, che ancora oggi, aggiungo purtroppo, costituiscono in qualche occasione un freno all'attività di recupero e di rigenerazione urbana. E ovviamente saranno rafforzati anche gli uffici che si occupano dei piani attuativi piuttosto che delle attività di controllo in modo assolutamente proporzionato. Sul regolamento di igiene faccio un'ultima precisazione. È in corso un tavolo di lavoro importante costituito con gli ordini professionali da un lato e con l'AST dall'altro per arrivare in fretta ad uno strumento moderno che di fatto sostituisce il vecchio articolo 127 del RUE, che è stato soppresso in quanto inadeguato, adatto a garantire una completa e strutturata disamina di tutte le situazioni che possono essere presenti sul territorio. Il regolamento di igiene che stiamo strutturando, che stiamo formando, si pone come obiettivo principale quello di garantire alle attività di recupero dell'esistente, laddove non è possibile sostituire, laddove per varie ragioni, non solo legate ai vincoli piuttosto che alla parcellizzazione delle proprietà, ma anche solo ed esclusivamente magari a questioni di natura economico-finanziaria. Pensate per esempio a quanto critico è lo stato del patrimonio edilizio esistente di tipo alberghiero, fabbricati, nati in maniera a volte anche
un po' accidentata durante gli anni 50-60, strutture spesso miste o comunque in cemento armato non delle migliori, che sono poi state, come dire, anche peggiorate da interventi di sopraelevazione piuttosto che di adeguamento, poi successivamente condonate, strutture per le quali sarebbero ovviamente auspicabili attività di completa sostituzione, dove però l'investimento necessario in termini finanziari è qualcosa spesso di inaffrontabile. Ecco, quello che stiamo cercando di prevedere in questo regolamento di igiene, ovviamente il maggior rigore possibile per quello che riguarda il nuovo, ma laddove non è possibile realizzare il nuovo, andare a individuare delle soglie compatibilmente con il sistema delle norme nazionali vigente sul tema, e in questo frangente l'apporto della ASL è fondamentale, con tutte le sue anime, dall'igiene pubblica, dalla sicurezza sul lavoro, all'igiene degli alimenti. Stiamo cercando di individuare delle soglie per garantire da un lato ovviamente la massima sicurezza soprattutto ai luoghi di lavoro, ma dall'altro lato una maggiore flessibilità in materia di dimensioni minime, soprattutto altezze minime, rapporti alle illuminanti, sfruttando il più possibile quanto di più la tecnologia ci può mettere a disposizione per ovviare a determinate carenze, ma per incentivare comunque degli interventi che diversamente sarebbero ostacolati e quindi non messi in cantiere dai soggetti. Ecco, il regolamento di igiene del comune di Rimini si sta muovendo su questo solco. Vogliamo dare comunque sia ai liberi professionisti che ai nostri tecnici comunali uno strumento più moderno, anche una sorta di, come dire, riferimento unico per l'individuazione, per le varie destinazioni d'uso di tutte quelle norme di settore che in questo caso verrebbero raccolte, che disciplinano le varie attività, ma allo stesso tempo vorremmo dare alla città qualche opportunità in più di recuperare gli edifici esistenti, soprattutto quando questi recuperi sono finalizzati alle nostre funzioni più care, pubblici esercizi, commercio, attività ricettive, sistema stagionale balneare. Ecco, questi sono ovviamente i temi di maggiore attenzione. Bene, grazie ancora alla Regione per aver condiviso con noi questo momento di divulgazione sulle novità anche in materia di edilizia urbanistica. Ringrazio anche il nostro dirigente Carlo Percadio, che ha introdotto un po' i nuovi temi inseriti nella variante normativa Rimini, e come vi dicevo, su questi temi ci sarà modo di confrontarsi anche con i professionisti e poi con la città nelle settimane e nei mesi a venire per accompagnare il percorso che porterà poi a far atterrare i veri e propri progetti, quelli che sono le novità introdotte dalla normativa edilizia.